Buonasera, buonasera a tutti voi. Il martedì, come sapete, è a tempo di atletica e questa sera la 14ª puntata stagionale è una puntata anche molto ricca e mi auguro vivace, ricca di contenuti. Intanto in questa prima parte andiamo a salutare gli amici dell'Atletica Virtus Cassa di Risparmio di Lucca. Sono con noi il tecnico Francesco Niccoli, ben ritrovato. Francesco, grazie di essere con noi. Buonasera. E poi due, possiamo dire, le tue allieve? Sì. Anche se non sono più della categoria allieve. Martina Guidotti, buonasera Martina. E Giulia Sabò, buonasera Giulia. Buonasera. Come andiamo Francesco? Tutto bene? Si è ricominciato adesso dopo le feste con una stagione molto lunga quella che vi aspetta, no? Esatto, una stagione molto lunga con un nuovo calendario e con tante belle sfide. Quando dici nuovo calendario cosa intendi in particolare? È cambiato il regolamento dei campionati di società, sono due fasi, tutto molto più intenso e molto prima. Anticipate anche le finali, tra l'altro. Siamo anche le finali, dobbiamo essere pronti. Siamo nel cuore dell'estate, se non sbaglio, no? Non più a fine settembre. Sì, finalmente sì. No, ma anche perché, vabbè, io e Francesco possiamo dire, io da cronista, lui è quando era ancora atleta, no? Abbiamo vissuto diverse finali, lui più di me, lui l'ha vissuto proprio da protagonista, le finali anche oro che la Virtus ha disputato, e questo periodo di fine settembre in realtà, Francesco, era un periodo un po' così, cioè dove molte squadre arrivavano con molti atleti proprio a fine stagione. Io credo che sarà anche tecnicamente più interessante adesso. Finalmente come abbiamo risultati, dei campionati, come prestazioni. Esatto, che vale la pena insomma vedere anche ai non addetti. Infatti. Vabbè, per quanto riguarda la prima squadra, poi ne parleremo magari più avanti, è un po' presto, insomma qualche acquisto è stato fatto. Questo Lucca nel triplo, non so se si dice Lucca, come si pronuncia, mi sembra che sia un bel rinforzo, ha fatto quasi 16 metri, io spero è molto giovane che possa fare, e in Italia ora quando si va su 16 e mezzo vuol dire, non dico essere vertici, ma quasi, no? Quindi sì. È un bel puntello insieme a tutti gli altri che sono arrivati. Queste due ragazze fanno parte del tuo gruppo, beh, tu segui, sappiamo anche Andrea Lanfri, poi magari ci direi qualcosa dopo, fanno parte del tuo gruppo, no? Quanti ne hai? Ne ho una decina di velocisti. Settore velocisti, no? Settore velocità, sì. Ne ha una decina, che alleni ogni quanto durante la settimana? Io ci sono sempre. Chi si allena 6, chi si allena 4, comunque, e chi doppia. Quindi, vabbè. Viene anche la mattina, sì. Martina Guidotti, eccoti qua. È la prima volta che vieni da noi, Martina? No, eri già venuta? L'anno scorso. Eri già venuta l'anno scorso. Allora, qui leggo nelle tue note 100 e 400 ostacoli. Allora mi domando, come mai sei con Francesco? Perché ho iniziato con Francesco circa 3 anni fa e poi, anche se quest'anno è stato creato un nuovo gruppo di ostacolisti, io ho deciso di rimanere, con decisione del mio tecnico e di tutti, con Francesco e continuare quest'anno con lui, anche se facciamo ostacoli, ma non solo comunque. 100 e 400 ostacoli, sì. È chiaro che poi l'ostacolista ovviamente comunque deve avere, fa anche velocità, deve avere la base, fa velocità, anche, no? Esatto, ricordiamo, sì, ora sì. Qui coinvolgo di nuovo Francesco. Ricordiamo in passato, anche se tu sei molto giovane, atleti che insomma sì, facevano gli ostacoli, ma erano in grado di esprimersi su ottimi livelli anche senza ostacoli nella velocità, no? Sì, tuttora la base della velocità, la base di velocità per lei è fondamentale. C'è sempre un ostacolista nella staffetta 4x4, per esempio, anche alle Olimpiadi. Quindi. Tu hai mai fatto gli ostacoli nella tua carriera? No, è un mezzo rimpianto. L'ultimo anno sì, ho cominciato a fare un po' di ostacoli, ma in gara non ci sono mai arrivato. Prova molto tecnica viene definita. Sì, esatto. Anche perché bisogna trovare il passo giusto con ogni volta che si... Sì, ma per fortuna sulla ritmica Martina è già di natura molto molto portata, sì. Quindi il lavoro tecnico con lei fortunatamente è minore. Ah, 100 e 400 Martina, ma abbiamo già debuttato in questo 2018, chiaramente non all'aperto immagino, hai gareggiato sì. Già. Sì. Sì, abbiamo fatto un 50 sabato scorso a Firenze e poi ora questo sabato andremo tutti a Modena a gareggiare. E devo ancora decidere se fare o 60 ostacoli oppure 60 piani. Ecco, all'aperto ti senti più proiettata sugli ostacoli alti, cioè quelli dei 100, sugli no, ostacoli più sugli bassi. Ostacoli più bassi, sui 400 ostacoli, perché ho più resistenza forse che velocità e quindi mi trovo meglio sulla gara. Ho capito. Francesco, cosa dice? Ha ragione quando dice così? Sì, concordo, esatto. Noi gli ostacoli bassi li abbiamo fatti principalmente, uno perché è comunque un buon allenamento, e soprattutto per la società, la squadra femminile bisogna puntare a quello e quindi serviva un ostacolista anche su ostacoli alti e Martina si è trovata pronta. Quando Francesco parla di questo parla di Agropoli, se non sbaglio, no? Sì, di Agropoli o comunque anche delle gare che sono state fatte prima di arrivare a Agropoli, ovviamente anche gare allieve ma gare anche assolute in generale. Tu sei del 2000, se non sbaglio, sei passata quindi quest'anno ora Junior. Junior.
quella di Agropoli è stata una bella esperienza. È stata una bella esperienza. Confrontarsi con atlete. Tante soddisfazioni, anche il fatto di essere arrivate terze è stata forse la soddisfazione più grande di tutte. No, è importante, poi l'abbiamo detto con i dirigenti, anche con il presidente. Ma poi la cosa bella è stata che c'eravamo tutte e due le squadre, sia maschile che femminile. Trovarci tutti là è veramente stata forse la cosa più bella di tutte. No, avere poi ricostituito, no, Francesco, una squadra femminile è inutile, è perfino, voglio dire, la palissiano affermare che è una cosa fondamentale, che molte delle atlete lucchesi erano costrette a gareggiare chi a Firenze, chi a Livorno. Vero, tra l'altro è anche nata proprio dall'atleta questa volontà di farla, perché per quanto ad alti livelli ci sia piaciuto, la spinta poi forse è andata proprio dall'atleta. E magari chissà, i grandi risultati dei maschi in questi ultimi 10 anni, che magari anche in futuro anche una squadra femminile che possa arrivare a certi livelli, non dobbiamo mica disperare, è possibilissimo questo, no? Anzi, queste ragazze ora cresceranno per ancora. Quello che vedo io in futuro, sì, io sei penso fiducioso. Che la squadra femminile è molto forte. Sei fiducioso. Accanto a Martina Guidotti c'è Giulia Sabò, anche lei è già stata qui da noi. Sì. Tu, Giulia, invece mi raccontavi questa sera, prima di entrare in trasmissione, mentre aspettavamo loro due, no? Sì. Che hai lasciato il mezzofondo. Ho lasciato il mezzofondo, sì. Che io mi ricordo che eri una mezzofondista. Ero una mezzofondista. Quindi 800, 1500, no? Più 800, facevo più 400 e 800, anche a mezzofondo. Quindi sei passata dagli 800 ai 400. Sì, però diciamo che poi presto tornerò anche a fare gli 800, perché non sono proprio una velocista, cioè... Sono una mezzofondista a tutti gli effetti. Mezzofondista veloce, dai. Sì. Quindi ora ti dedichi, comunque per questo 2018 stai pensando di dedicarti solo ai 400? Sì, magari farò un 800 così, tanto per provare, tanto per risentirlo mio, però poi comunque agli 800 ci tornerò. Anche tu hai gareggiato a Firenze insieme a lei? Sì. Sempre nel 50? Sì. Chi è arrivato prima di voi due? Io. Giulia. Sì. Senti, no, Giulia, la cosa curiosa è che sui 400... ha un record, cioè ha un primato particolare. Quanto c'è sui 4? Un minuto netto. Proprio 1:00:00. No, che scherzando prima diceva, adesso per scendere sotto la barriera del minuto ti basta veramente un centesimo. Sì. Si fa presto, sì. Immagino questo. Speriamo di farlo presto. Senti, di Giulia invece questa sua, non dico metamorfosi, perché poi so, se era un 800ista sui 400, qui abbiamo un grandissimo del passato, Juan Alberto Quantorena, un cubano, sì, che è stato l'unico a vincere 400-800, se non sbaglio, per due Olimpiadi consecutive, sì, addirittura. Un mondiale Olimpiadi. Quindi insomma, un atleta fantastico, non si è più visto nessuno, mi sembra, vincere 400-800. Allora, sulla scia di Quantorena, ma per modo di dire, questa Giulia che passa dagli 800 ai 400? Sì, tanto è una scelta che... Ci può stare? Che scelta è stata? Sì, sì, è stata una scelta, tra l'altro, approvata da tutti, nel senso che il tecnico del mezzofondo, con un anno un attimino di stasi suo, un po' più lontano dal personale, un po' un blocco nella sua crescita sportiva, ha pensato di proporre questo cambiamento anche per cambiare anche un po' l'approccio, e mi ha trovato più che d'accordo, perché io da tanto che la vedevo correre anche alle gare scolastiche, visto fare una staffetta 4%, avevo visto che insomma sulla velocità poteva essere il suo, quindi forse arrivare ai 4 e agli 8 con un approccio un po' più da velocità poteva essere la chiave vincente per il suo sviluppo sportivo, ecco. E quindi siamo trovati d'accordo con il dirigente a fare questo cambio. Quindi 400 potrebbero essere la sua dimensione, 400 la sua dimensione, ma anche gli 8 appunto vanno riprovati, anche perché insomma a quell'età è giusto provare tutto e poi fare le nostre scelte. Comunque, ripeto, al femminile è anche molto più facile questa scelta. Sì. Se negli ultimi tempi i 400isti al maschile sono molto molto più velocisti, al femminile rimane comunque un po' di più questa cosa qui. Sì, c'è una componente aerobica maggiore di mezzofondista, e quindi sì, si può fare, insomma. Ho capito. Per quanto riguarda la scuola, riparto da Giulia, studiamo ancora? Sì, sì. Cosa fai? Liceo sportivo. Ma siamo quasi alla fine ormai, penso. No, tempo di esami, no? Sì, no. Prossimo anno? No, sono bocciata quest'anno, l'anno scorso. Ho capito, bisogna recuperare. Però tanto... Tu Martina invece? Io faccio liceo scientifico al Valisneri e sono in quarta. Ho capito. Senti, ti devo chiedere qualcosa, Francesco, anche sul nostro amico Andrea Lanfi. So che insomma c'è stato qualche problemino, ma sta recuperando... Cambia molto per lui, perché c'è anche il discorso delle protesi, quindi poi è atteso da quest'anno dagli europei, cioè ormai è un atleta insomma su cui c'è molta molta attesa e molto interesse, no? Esatto, quest'anno appunto è entrato appunto nel club azzurro, quindi nella nazionale vera e propria, quindi
anche data la performance e l'argento ai mondiali, chiaramente ci aspettiamo un europeo, insomma, ad alti livelli. E sì, è reduce da una piccola operazione al Moncone per sistemare un po' un nervo e adesso è tornato a lavorare. Dobbiamo ancora sistemare un attimino le protesi e poi possiamo cominciare a lavorare per gli europei. E poi conoscendolo, se adesso per dire ha perduto qualche settimana, sicuramente conoscendo la grinta e il carattere che ha, li recupera. Esatto. Vedo che anche le ragazze concordano. Sì. Giulia, riparto da te per l'ultimo giro. Un sogno per il 2018, al di là della barriera del minuto? Di fare il minimo. Di fare il minimo per cosa? Per gli italiani sui 400. Perché l'hanno abbassata e quindi magari... Quanto è il minimo adesso? 59,20. Vabbè, non siamo vicinissimi, non siamo neanche così lontani. Non è che 80 centesimi. Non è molto facile. Hai ragione. Che prima era più alto. Prima era 59,50. Quindi c'era sempre mezzo secondo. Però dai, bruciamo le dita e speriamo bene. Dai, sì. Martina? Anch'io vorrei fare il minimo sui 4H per gli italiani junior. Nel tuo caso quant'è? È 1,8,50. 1,8,50. Si può fare, sì. Dai. Sotto la guida di Francesco Niccoli ce la farete. Va bene Francesco, io vi ringrazio, abbiamo finito il tempo, vi ringrazio di essere stati con noi, bocca al lupo per tutto, anche per la scuola ovviamente, grazie. E grazie Francesco a te e a tutto il lavoro che fate, questi giovani atleti già della Virtus, oggi tecnici, che veramente, per i quali la Virtus è, come si dice, la famiglia, no? Esatto. Una seconda famiglia. Grazie, tra poco qui lo studio si popolerà ancora di più perché avremo gli uccellini del gruppo podistico Parco Alpi Apuane, non so quanti ce n'hanno portati, però insomma dai, sono piccoli, li distribuiamo qui, a tra poco. Eccoci tornati per la seconda parte di questa 14ª puntata stagionale di A Tempo di Atletica. Allora, caro Matteo Bedini, allarghiamo subito l'inquadratura, che così potete... Ve lo fate un bel applauso, Guardate che squadrone che abbiamo... Allora, ora non so se da casa si può notare, è una sorta, se volessimo equipararlo ad un gergo calcistico, di 4-2-4. Ce ne sono 4 più grandicelli dietro. I due tecnici e dirigenti in mezzo, Pierluigi Fabbri e Michele Lorenzi, e poi questi 4 più piccini qua davanti, sono gli amici del gruppo podistico Parco Alpi Apuane, settore giovanile, quelli che il presidente Poli ha ribattezzato gli uccellini, no, del gruppo podistico Parco Alpi Apuane. Ora fra poco faremo parlare anche questi ragazzi, ci sono quelli più piccoli, quelli più grandicelli dietro, però partiamo da Piero Fabbri, che è tornato a trovarci, tecnico di questi ragazzi. Piero, allora, no, Piero non ha bisogno del microfono, Piero ce l'ha. Allora facciamo una cosa, Piero, scusa, come ti chiami? Lavinia. No, devi tenere il microfono vicino, come ti chiami? Lavinia. Quanti anni hai, Lavinia? Sette, però se non ti hai mica... 7 anni. Ti piace andare a fare atletica? Sì. Forte. Ti piace? Sì. Sì. Va bene, senti Piero, questi bimbi, insomma, con gli altri che hai detto, sono una piccola parte di quelli che avete, perché sì, state continuando, insomma, a lavorare sul settore giovanile. Lavoriamo, a questo proposito vorrei ricordare Aurora Casotti, la mia moglie, la tua sorella, che sta lavorando molto bene nelle scuole elementari, specialmente in prima e in seconda. Vorrei fare un applauso anche a Aurora, che per motivi di salute. Da casa vi sta seguendo sicuramente ci guarderà sicuramente, per motivi di salute purtroppo non è potuta essere presente. Dicevo, a livello di scuola elementare sta lavorando molto bene. E io mi prendo più che altro quelli un po' più grandini, dalle scuole medie fino alle prima e seconda superiore, fino, diciamo, a livello di allievi. Ecco, voi fate, ricordiamo, soprattutto corsa campestre, ecco, cosa fate in particolare? Mancando appunto di attrezzature, ci adeguiamo a quello che abbiamo e quindi principalmente facciamo le corse campestri, perché il nostro campo di allenamento è la campestre e la strada. Me l'hai tolto dalla bocca, Piero, perché io lo so benissimo, conosco benissimo la realtà, il vostro campo di allenamento è anche la strada. Sì, detto, anche la strada. Ma non in senso metaforico, nel senso reale, perché qui si ripropone il tema che stiamo discutendo, vengono quelli dell'atletica, vengono quelli del pugilato, vengono quelli, come stamani, appunto della ginnastica ritmica, il problema è sempre quello, gli impianti. È degli impianti, purtroppo. Anche in Garfagnana è un problema grosso. Purtroppo la Garfagnana
Carignana, diciamo, è carente di attrezzature. Diciamo, l'unico campo agonistico di pista è a Castelnuovo, però Castelnuovo l'ha preso come giustamente è, deve essere l'US Castelnuovo, che fa un campionato ad alto livello di calcistico. Sì, insomma, prima un po' però anche livello, noi, un po' anche meno. Noi ci dà la possibilità di usufruire degli impianti, e anzi quando ci andiamo sono molto cordiali e molto disponibili nei nostri confronti. Questo fa piacere. Allora, sì. Mi ricordi come ti chiami te prima, che non l'ho... Dillo forte. Aspetta, adesso ci torniamo. Adesso ci torniamo. Allora, adesso ce la facciamo ad inquadrare Lavinia un attimo, sì. Ce la facciamo, aspetta un attimo, Lavinia. Che... Non mi hai detto quanti anni hai però, che classe fai? La seconda B. Il microfono vicino, la seconda elementare. Okay. Ti piace correre, cosa ti piace fare? Correre, sì. Correre forte. Accanto a te c'è, ti passi il microfono al tuo amico lì? Come ti chiami? Federico. Federico, quanti anni hai Federico? 7. Hai i capelli, cosa hai fatto? No, li vedo verdi siccome, cosa hai fatto ai capelli? Non lo so. Come non lo sai? Chi te l'ha fatti? La il mamma? Colore. Poi andiamo accanto a te, abbiamo? Thomas. Mi dicevi che tu sei già venuto qui. Sì. Quindi sai come funziona, bisogna guardare quella telecamera là. Anni? 7. Seconda elementare? Sì. Cosa ti piace fare con Piero, con Aurora? Cosa, non so. Ti piace correre? Ti diverti? Sì, ti diverti. Poi accanto, questo è più grandicello, no? No. La stessa età. La stessa età. Come ti chiami? Elia Pellegrini. Elia Pellegrini. 7 anni. A te cosa ti piace fare? Correre? Sì, correre. Ma ti trovi bene con questi istruttori? Sì. 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 Sei contento? Sì. Sì. Va bene. Passi il microfono su a Michele che lo passa dietro poi. Adesso voglio coinvolgere... Tanto Guido, ti volevo dire una cosina. Allora, questi Lavinia e... No, il microfono lascia. Ah, ecco, Lavinia... E il Bimbo sono nuovi, sono venuti nuovi quest'anno e hanno fatto la prima loro gara domenica ai laghetti di Lammari, hanno debuttato, dove hanno anche ottenuto dei buoni piazzamenti, bisogna ricordarlo, mentre questi due veterani sono primi e secondi nel Mini Criterium Toscano. Allora, qui mi allaccio a Michele Lorenzi. Mini Criterium Toscano, voi sarete premiati sabato, domenica prossima. Dove Michele? Michele Tato, lo presento, dirigente. Buonasera a tutti gli appassionati di atletica. Appassionato, addetto stampa, fa un po' di tutto. Allora Michele. Domenica prossima, Circolo Alberone di Pisa, come di consueto. Tutti gli anni siamo invitati per la premiazione, sono molto accoglienti, è uno staff che prepara una bella festa. E noi abbiamo diversi ragazzi che si sono piazzati ai vertici delle classifiche, perché abbiamo il podio completo Parco Alpi Apuane nella categoria cadetti con Damiano Giannoni, Cristian... Paoli Federico. Voi comunque a livello individuale avete vinto diverse categorie. Sì. Quest'anno però, non avete vinto a squadre. Siete arrivati non abbiamo vinto a squadre. Perché? Spieghiamo perché, sennò non si capirebbe. Perché il gruppo giovanile Parco Alpi Apuane ha una quarantina di iscritti. Contro le grandi società toscane che hanno magari oltre 100 iscritti. E lì nel portano settore... tutti i punteggi. E tutti portano il loro punteggio. Perché altrimenti, non te l'ho chiesto prima perché non me lo spiegavo altrimenti. E quindi, a prescindere dai risultati individuali, il numero... in questo caso fa la differenza. Fa la differenza. Facciamo dire qualcosa anche ai ragazzi dietro, cominciando da questa bella ragazza che ti chiami? Elisa. Elisa, il cognome? Peroni. Da dove vieni? Fornaci, guarda. Allora, da quanto tempo sei con loro? Cosa sei fa? Anni. 6 anni, quindi? Tre anni. Ti diverti? Qualche risultato buono l'hai fatto quest'anno? Sì, sono velocista più che altro, quindi le gare di mezzo fondo io non le faccio. Ah, sei velocista. Velocità e la staffetta. Nella staffetta. Velocità cosa vuol dire? Quale distanza? 80 metri. 80 metri. E poi la staffetta. Qui si torna al problema degli impianti di cui diceva prima Piero. Accanto a te abbiamo là dietro? Sara Bravi, abito a Gallicano e... Voce? Faccio la terza media a Gallicano. Tu invece fai mezzo fondo, fai le corse dai campestri, cosa fai? Sì, però preferisco fare la velocità.
La velocità. Questo è un peccato perché magari ci fossero le strutture, Piero, no? Potrebbero anche... Sono... potenzialmente sono brevine, ecco. Però non possono sfruttare le loro qualità, purtroppo, perché... No, ma è clamoroso, è clamoroso che in tutta la Valle del Serchio, veramente al di là di quello che diceva prima Piero, non ci sia un impianto in cui si possa fare atletica. Sono stati qui gli amici anche che fanno il settore dei lanci del Barga con Vinicio Cosimini, no? E loro si sono affiliati alla Virtus, però anche loro a Barga hanno gli stessi problemi. Loro sono fortunati, con qualcosina più di noi ci hanno. Devono venire anche a Lucca. Ecco, passiamo il microfono roba. Di là, dove abbiamo, se non sbaglio, Francesca Lorenzi. Sì. Tu Francesca, tra l'altro, sei stata anche, hai avuto anche un bel riconoscimento, no? Se sì, non sbaglio. Il premio Panatro. Il premio Panatro. Sei stata premiata con il premio Panatro. Quindi è stata un'annata molto buona per te, mi sembra. Sì, via, abbastanza. Tu cosa fai in prevalenza? Mezzo fondo. Mezzo fondo. 2 chilometri. E ora? E ora mi piacerebbe specializzarmi nei 2000 siepi. Ah, nessuno siepi? Non ho capito. Hai già provato qualcosa? Sì, sì, ho fatto le gare in passato, così, e a volte l'ho fatto all'allenamento. Come ti trovi sulle siepi? Bene. Bene, è una bella specialità, affascinante perlomeno. E poi abbiamo l'anfondo? Tommaso Landi. Come? Tommaso Landi. Tommaso Landi. Tu da quanto tempo sei con loro? Io sono da circa un anno e mezzo. Ma quindi sei relativamente nuovo. Tu cosa fai? Corsa? Mezzo fondo anch'io. Mezzo fondo. 1500. Trovi bene, sì? Sì, mi sono trovato molto bene. Complessivamente, Piero, quanti ragazzi avete adesso? Tutto il gruppo, compresi piccoli e più grandi? Fra piccolini e grandi abbiamo circa una quarantina. Una quarantina? Sì, ora te l'ho detto, la maggior parte fa il mezzo fondo, anche se tanti hanno predisposizione per la velocità. Poi abbiamo quello che... è, diciamo, il fiore all'occhiello del gruppo. Abbiamo instaurato un rapporto con gli extracomunitari e abbiamo un paio di ragazzini di colore che vengono e si allenano con noi tante volte in gruppo, tanto per socializzare un attimino, e invece tante volte li prendo da soli perché hanno da fare allenamenti un po' diversi perché sono certo, un pochino più grandi. Ma questo è anche un risvolto sociale, no Michele, molto importante, mi sembra, quello che ha appena sottolineato Piero. Tu tra l'altro sei uno che si è proprio appassionato, sei stato trascinato dentro, no, alla società. Sì, i ragazzi poi ti danno soddisfazione e questi ragazzi anche di colore sono stati ben inseriti, ben accolti. Piero e Aurora non sono solo maestri di sport ma anche maestri di vita perché... gli hanno insegnato un bel fair play a questi ragazzi. Belle davvero queste parole che ha detto Michele, ci hanno messo il cartello chiudere perché il tempo è sempre, come si dice, tiranno. Un'ultima cosa al volo, Piero, 2018 cosa vorresti? Per il 2018 al volo. Abbiamo in programma il campionato provinciale di Campestri, poi il mini criterio sicuramente, quest'anno si pensa di avere un numero maggiore di partecipanti. E poi le gare su pista per quelle che fanno la velocità, sperando di poterle allenare al meglio. Nel modo giusto, anche meglio. Se purtroppo le condizioni non sono quelle. Ragazzi, chiudiamo facendovi stavolta per voi un bel applauso e con questo chiudiamo la puntata di A Tempo di Atletica. Facciamo un bel applauso finale? Bravi, allora salutiamo Piero Fabbri, salutiamo Michele Lorenzi e tutti i ragazzi, una parte dei ragazzi del gruppo podistico Parco Alpi Apuane degli Uccellini, sarà contento, immagino, sarà stato contento anche il presidente Poli che ci segue dalla sua marina di massa. Io ringrazio anche Matteo Pedini che ci ha sostenuto in questa puntata e A Tempo di Atletica torna martedì prossimo sempre alle ore 21 puntuali. Buonasera.